La solidarietà non va in vacanza. A Napoli tanti volontari impegnati a Ferragosto nelle mense diocesane. La macchina degli aiuti è in piena attività anche nel giorno in cui molti napoletani sono fuori città. Pasto caldo e accoglienza nelle mense della sanità, ma anche in quella storica al Carmine. La settimana di Ferragosto, che rispetto agli altri periodi dell'anno vede un maggior affollamento del nostro centro accoglienza Padre Elia Alleva. La mensa del Carmine, nata intorno al santuario della Madonna del Carmine, la Madonna dei napoletani. E l'utenza si è molto diversificata in numero, il numero è molto cresciuto. Abbiamo fatto più di 500 pasti e quasi non bastavano, sono bastati per grazia di Dio. Una mano arriva da tutta Italia e non solo, ad affiancare i volontari anche gli scout che hanno scelto di vivere l'esperienza delle mense estive. Siamo un gruppo di quarta superiore di Sestri Levante in provincia di Genova. In questi giorni siamo stati qua a Napoli, nei diversi quartieri. Quando ti metti a disposizione il prossimo, tu alla sera arrivi stanco, ma quando ti guardi nello specchio hai proprio quella sensazione di dire: io la giornata oggi l'ho spesa bene. Operativo anche il binario della Solidarietà, centro di accoglienza per i senza dimora nei pressi della stazione centrale, e la comunità delle genti, destinata soprattutto alle persone sole.